Volata doveva essere e volata è stata nella terza tappa del Giro d'Italia con arrivo a Follonica. A vincere è stato Tim Merlier, belga, al suo secondo successo al Giro d'Italia dopo quello colto a Novara nel 2021. Alle spalle del belga, o meglio, non alle spalle, accanto del belga, perché sconfitto solo per mezza bicicletta, Jonathan Milan, un Jonathan Milan che era partito bene per questa volata, probabilmente gli è mancato un po' il treno finale. Comunque Tim Merlier, rimontando sulla destra, ha dimostrato di essere attualmente il più forte di tutti, cogliendo la sua ottava vittoria stagionale, entrando tra i plurivittoriosi di questa stagione assieme a Tadej Pogačar. La quarta tappa vedrà l'arrivo ad Andorra, sarà una tappa riservata ancora alle ruote veloci, gli ultimi 60 km senza difficoltà altimetriche, si correrà lungo la Riviera Ligure, perciò l'unico problema potrebbe essere il vento, che se soffiasse contrario alla marcia dei corridori potrebbe essere un problema. Staremo a vedere se le ruote veloci riusciranno a non farsi scappare questa occasione di poter tentare un'altra volta una volata a ranghi compatti. Evviva il Giro d'Italia, evviva il ciclismo sempre!